Signore e signori eccoci qua ritrovati, io sono Trenas qua oggi affiancato dal carissimo Monboy. Siamo arrivati all'ultimo game direttamente dalla Kit Kat Break Room E sarà un game molto, molto, molto violento Queste sono un po' le premesse per adesso quando abbiamo visto la top 3 affrontare la bottom 3 molto Con questo, gli ultimi due dei tre che ci aspettano nel, nella partita che vedremo a breve non è stata un'esperienza piacevole per il team da basso classifica. Adesso Fanatic e Vitality andranno quindi a chiudere la giornata. Vediamo se i fanatici riusciranno a continuare lo stesso ritmo. Vitality per adesso è il team che sta soffrendo di più in questo split di Alice. Non è un. Non è un bel percorso per loro, diciamolo per adesso, anzi, anzi, uh, soprattutto le loro tendenze in avanzare. Mid game, late game. Uh, Sempre più faticose perché a livello statistico, questa è una squadra che comunque non dimostra le statistiche di un team da fondo classifica, la decima posizione senza ne nemmeno condivisa con qualcuno è una decima posizione unica, quindi è un qualcosa di pesante. E l'ingresso di crown shot deve essere un po' il cambiamento che di cui questa squadra ha bisogno per cercare di risalire e... un po' la china. Non è facile partire oggi contro un team come i Fanatic, ma prima o poi deve esserci quella ripartenza, assolutamente. E il fatto che ci sia ancora Crown Shot, un po' mi fa male Perché quando guardavo questi game dei Vitality C'erano due punti della mappa che guardavo E dico, ah ok, questi due punti Dei cinque della mappa non stanno prendendo fuoco Che è la top lane Che semplicemente guardava il resto della mappa a Prendere fuoco, e la bot lane Perché comp, per quanto uno può guardare Comp e Labrov e dire Non stanno facendo performance incredibili stavano tenendo, stavano tenendo botta Stavano tankando di faccia i loro avversari Dici, non è quello che dovrebbe fare una bot lane Ma riuscivano a resistere il grosso, purtroppo, delle difficoltà arrivano dal duo Jungle Mid, che per ora non convincono. No, uh, anzi, uh, già sempre spulciando un po' le statistiche, ci sono state delle parole anche abbastanza ardue per uh, Miliza sul suo uh, apporto alla squadra, dove abbiamo visto comunque una presenza. Molto assente, perdonami in gioco di parole, per soprattutto i suoi compagni di squadra. Molte volte i giocatori dei Vitality devono scontrarsi con movimenti di mappa dei loro avversari che vedono il midlaner convolto nei roaming. Mentre Milizia è un midlaner che raramente lascia la sua corsia. Uno dei giocatori che lascia la corsia. Meno di tutti nell'intero panorama, nell'intero LC, solt secondo soltanto a Kryze, che comunque è un top laner, quindi lì dici: ci sta anche i top laner, non è che devono andarsene quando fanno le loro azioni, di teletrasporti. Mid laner ti aspetti che si muovano molto più spesso, almeno per assistere un po' i jungler nella lotta nel fiume o negli, negli invade, o difendere un engage, un invade. Milizia invece passa tantissimo tempo nella sua corsia e comunque non riesce ad avvantaggiarsi sulle strutture o sui CS, la sua forward percentage, ovvero il tempo che passa oltre la metà campo diagonalmente dettagliato. De de dal fiume è tra le più basse di mid lane. Quindi, comunque, anche se la sole lane non riesce a spingerla, non riesce a danneggiare la torre, il suo farm medio, la sua differenza in CS a 15 minuti nell'early game, quindi è tra le più basse dei mid laner non è qualcosa che sta funzionando per la squadra in maniera chiara ed è un grande peccato perché Miliz è un giocatore che per i vitality soprattutto negli anni scorsi, nello split scorso uh, doveva un po' essere quel grande cambiamento anzi i vitality se non sbaglio proprio dello scorso split dell'ultimo split erano un po' un ah cavolo non abbiamo Miliz, ci sono problemi con la visa non riusciamo a funzionare bene ma quando arriverà allora partiremo alla grande e invece adesso vedere che il problema della squadra parte proprio da quella mid lane, da quel centro centrale della mappa è un, uh, un infortunio abbastanza pesante. Soprattutto per l'avversario che stai andando a affrontare, perché parliamoci chiaro: i fanatic hanno cominciato lentamente, hanno cominciato un po' piano. <ride> e molti avevano dato anche tante di quelle colpe a Niski E io non lo concepivo. Io e Roberto ogni volta discutevamo, ma Niski sta giocando bene? Perché, sta, perché stavo flammando lui tra tutte le persone che puoi flammare nei fanatic? Questa era la prima settimana. Poi, col tempo, hai visto l'aggressione, qualcuno ha, ha tirato fuori dei redi ha detto, ragazzi, calmiamoci, cerchiamo di capire quando possiamo fare le cose. E finalmente hanno cominciato a funzionare come team. Finalmente vedi Buipo che si può aggredire, ma nel momento in cui il comando parte, non lui che parte impazzito costantemente ogni volta con gli occhi iniettati di sangue. A tutto tondo, la mappa ora sembra avere un equilibrio totale con Niski che dipende molto dal ritmo di Self Made, ma non in una maniera negativa. Nel senso sì. che si adatta a quello che fa. Sì, uh, Niski è un giocatore che comunque se vai un po' a, a arrancare anche i midlaner. Uh... Uh, forse è quello che in effetti vai un po' a fare un pochino più fatica a piazzare rispettando anche l'evoluzione della classifica perché Fnatic sono terzi in questo momento non so se piazzerei esattamente Nisqy o Humanoid come quel terzo mid -lane, perché Humanoid comunque sta avendo delle performance soprattutto individuali soprattutto in lane decisamente consistenti Nisqy forse anche complice il fatto che abbiamo visto quei game di Serafin, da parte sua quindi non un campione particolarmente esigente a livello meccanico no. non è qualcosa che ti fa pensare oh wow Nisqy è la differenza sono sì? quelle cose che Certo, l'apporto che porta la squadra, la consistenza che, che offre poi la sua squadra, Insky è sempre stato un incredibile midlaner supportivo, soprattutto che sia nel playstyle in quello che gioca fisicamente, che sia una Serafin, quindi non un mago tradizionale o non un mago da Burso, un assassino, ma qualcosa che è proprio più un supporto per la sua squadra, o che sia in quello che fa lui agendo direttamente. Io ho l'esperienza di Nisky quando militava nei cloud 9 nel LCS, l'ho commentato a lungo quando i Cloud 9 erano sulla vetta dell'LCS, sulla vetta del mondo prima di precipitare alla fine dello scorso anno. E Nisky era un midlaner fenomenale, aveva adattato così tanto del playstyle di Doinby uh, da quando Doinby aveva vinto il mondiale due anni fa e lo stava spremendo veramente quasi alla sua massima espressione, era un midlaner che ogni volta che il suo jungler aveva bisogno di lui si allontanava da quella midlane e andava ad assisterle, ogni volta che le sue lane avevano bisogno di lui si allontanava dalla lane e andava ad assisterle e questo permetteva a soprattutto una squadra che ha un carry jungle come al tempo, Blabber adesso self-made di poter investire così tante risorse su quel ruolo. E abbiamo già visto quanto sia importante la giungla in questo meta, in questo momento. Quindi Nisky si sposa molto bene con quell'intenzione. E anche se forse individualmente non brilla così tanto, permette al resto della sua squadra di brillare molto di più. È una batteria. Nisky. permette a tutti gli altri di funzionare meglio. Gli dà l'energia necessaria, le pressioni necessarie, le risorse necessarie. Perché uh, Nisky, uno si ricorda le ultime settimane, l'ha visto giocare Serafin ma penso che il momento chiave per Niski è stato quando ha cominciato a proporre quella zirra anche nei game più combattuti che poi hanno vinto le sue Supreme sono qualcosa di proprio sporco cioè proprio ti senti in colpa se sei negli av avversari dici vabbè poretti che devi fare contro una Suprema così perfetta ne ha fatta una che era assurda perché era attraverso un muro e tipo Roberto era impazzito perché uno dei soldati era dall'altro lato del muro e dice come come cavolo ha funzionato questa cosa e funzionava in maniera perfetta, quindi è finito per essere permaban. Poi è arrivato a Serafin. Hanno dovuto cominciare a permabanargli. Serafin, voglio vedere che cosa faranno adesso. Questi Vitality per bannare proprio lui. Perché vuoi bannare lui, vuol dire che lasci tutti gli altri liberi. Vuoi banare Bwipo? Buona fortuna con tutti quei pick disponibili. Sì, Bwipo è il, il classico. Ormai l'abbiamo visto spesso, come nessun altro. Largo, come nessun altro su quella top lane. Se diventa più largo, distrugge l'appartamento dei fanati. Probabilmente cioè, sì. Chiaro. Ormai propone così. Tanto e facendo, soprattutto così tanto, nello spettro di aggressioni dei top player, è statisticamente sempre sulla vetta. Ormai è eh? un giocatore che si può permettere così spesso, così tanto proprio a livello di scontri diretti, di aggressione diretta verso il suo avversario di corsia. È uno dei top laner che trova più uccisioni, anzi, a livello statistico, a livello di solo kill. Ha 11? Ha 11 solo kill in questo momento e il secondo, la lega ne ha 4. È, è l'unico giocatore che prende uh, solo kill prima dei 10 minuti è uno dei pochi che ne ottiene perché ottiene solo kill prima dei 15 minuti è un giocatore che non si ferma davanti a chi ha in lane molti sembrano sottovalutarlo per qualche motivo o forse semplicemente lui ha una conoscenza dei matchup diretti nelle corsie vastamente superiore a molti avversari e riesce a spremere quel vantaggio fino al massimo uh, parlando di Nisqy io ovviamente avendo quel punto di riferimento di Cloud9 sotto gli occhi il, pick, il suo pick di cui mi sono assolutamente innamorato è la sua Zoe con quel picco ho visto delle veramente magie uh, nell'anno passato in LCS e non è un campione che è ancora proposto qua in LC. Quindi, se dovesse arrivare quel momento, sarei molto, molto contento proprio sulla partita che vado a castare lui. Ovviamente, mm. non, 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 non lo so. Io insisto, incrociare oh, dita. Incroci dita può succedere assolutamente. E dalla corsia inferiore vedi Upset e Illison comunque performare molto bene. Per quanto inizialmente c'era un po' questo desync perché Upset è un giocatore più moderato, più controllato, che vuole prendere risorse e farmare. E uno può dire, vabbè, ma. Anche reckless è così. Reckless si adatta un po' al supporto e al ritmo che tiene. Se decide di accelerare, accelera anche lui. Se decide di frenare, frena anche lui. Upset invece è monotematico, monotono un po'. Uno può vederla questa maniera. Io lo vedo più per un so quando devo combattere, quando posso permettermi di combattere. È estremamente controllato sotto questo punto di vista. È chirurgico. Sì. Irisang è una clava, è, è, è proprio l'esatto contrario. Uno può dire, ma come fanno a funzionare insieme? Perché Ilisang sta dando molto più a Self-Made di quanto di Ad Upset, perché si fida talmente tanto di Upset che nel caso in cui possono aggredire, aggrediscono insieme. Se vede, ah ok, devi farmare perché questo matchup non ci permette di fare una kill, bene, vado in roaming di Verdi, di tanto so che non morirai. Ilisang è sempre stato un po' quel terrore delle bot lane, ma in senso globale, perché anche un po' per la sua squadra spesso è un, un terrore. Mi ricordo... Um... Ho cassato una giornata di LC a inizio stagione, quando ancora non eravamo partiti con LCK. Quindi ho un po' debuttato e ho avuto modo di, um, di attraversare anche la, la citazione che aveva fatto Odoam riguardo ai Fanatic e ai loro strago nelle prime giornate, che era. Uh, Reckless all'interno dei fanati aveva un ruolo chiave: che era il bloccare l'Int quando diventava troppo selvaggio. Adesso, quando Bwipo e Elisan iniziano a initare, non c'è nessuno che sappia fermarli così bene come sapeva fare Reckless È qualcosa che chiaramente hanno affinato nel corso delle settimane. Però uh, è un po' sì, qualcosina che effettivamente su quella botlane era partito con una certa dissonanza, e adesso sta iniziando a trovare la propria chiave di lettura. Upset, comunque, l'abbiamo sempre visto come una carry molto capace. E uno sempre di quegli AD carry che. Uh, inspiegabilmente quasi non è mai arrivato a dimostrare il suo valore su un palcoscenico internazionale perché da molti anni ha dimostrato di essere uno dei più consistentemente bravi a livello europeo assolutamente a breve dovremo entrare in partita ragazzi c'è stato un piccolo problemino tecnico da parte di uno dei due team ma ora sembra essere tutto quanto risolto e, e ora siamo pronti per l'ultimo match di questa serata Vitality Blue Side Fanatic Red Side allora il Red Side sta picchiando duro eh Beh, considerate le premesse di questo match-up con almeno i punti in classifica che le squadre mostrano, il mio pronostico pre-draft ancora non va certo al Blue Side per questo per quest'ultimo match della serata. Ma vediamo, vediamo perché il PG non ci insegna, l'Upset è sempre dietro l'angolo, peccato che Upset questa volta sia nel team dei Fanatic, quindi chissà, 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 siamo pronti a entrare in draft e uh, sono molto curioso di vedere a questo punto cosa le squadre ci andranno anche a proporre e offrire, perché come ho detto, insomma, questa patch offre molti, e molti pick speziati, plausibili, stiamo parlando pur sempre di squadre come Fanatic, giocatori come Selfmade, se Selfmade ci offrisse uno di quei Kane blu, Abbiamo già visto oh, trovare un grande successo oggi. Sarebbe un'evoluzione del personaggio decisamente notevole. Quello è un ban di Samira contro Upset. <ride> cioè, dopo la performance di Samira Alistair, che Upset e Illisang hanno avuto la settimana scorsa perché c'è stato quel, quel rematch tra, tra XL e Fnatic. Che è stato così doloroso perché entrambe le volte di XL hanno giocato dannatamente bene e non sapremo mai come sarebbe <ride> andata a finire davvero. Vedere. Così tanto rispetto per la samira di Upset. Ok. Ok, forse il scream è ancora migliorata, quindi sono solo che contento perché <ride> vedere Upset bannato. Un po' mi mette in hype, perché di solito gli banano Kaisa e Ezreal per cercare di tenerlo sotto controllo. Già, immagino che l'intenzione dei Vitality sia o di baitare un ban di Kaisa o di assicurarselo loro stessi come un primo pick, perché Upset è stato uno dei giocatori che comunque ha differenziato un pochino meno a livello della Champions League. Ha 4 game di Kaisa, 3 di Samira e 2 di Aphelios. Oltre a quello nessun altro AD Carry è ancora entrato nelle sue grazie. Arriva il first pick, ma arriva su Seraphine. Questo lascia Kaisa nelle mani di Upset e Upset è sempre stato il giocatore che... Si muoveva in maniera anche abbastanza semplice e diretta su Kaisa Ezra, Kaisa Oh guarda, è uscito a Felios, a Felios, a Felios, a Felios, Insomma, la sua verità non è mai stata delle più spettacolari, quindi se puoi rindirizzarlo su qualcosa di comodo e confortevole, perché non farlo? Wipo che ormai il suo afro cresce in maniera sempre più prorompente. Arriva Kaesa, come l'avevi chiamata. E c'è Olaf da parte di Selfmade. Quindi, nonostante quello che è stato l'indebolimento della build da Gordrinker, propone comunque questa tipologia di campione. La risposta arriva con Lilia. Con skins che. Eh, voglio vedere questa Lilia che cosa propone. Rell per la botlane già selezionata ora. Mi Car piace. Beh sì, se vuoi prenderla, pre prenderla prima della seconda fase di ban è obbligatorio anche perché è un campione che si eh, accoppia molto bene con Kai'Sa su quella corsia inferiore quindi avrebbe offerto una fantastica botlane ai fanatic. Uh, purtroppo, questo va a rompere il flex di Serafin immediatamente. O meglio, non del tutto, perché Serafin potresti ancora tecnicamente flexarla tra la mid e la botlane, anche se mi aspetto sempre di più. Di vederla andare nelle mani di Milizza, Crown Shot il nuovo arrivato, il giocatore su cui stai riponendo molte speranze. Non mi aspetto che vada a raccogliere quella sera. Fin quindi un ruolo così supportivo, continuando a dare responsabilità a Miliza. E a quindi una Midland che ha già sofferto e non poco in uh, queste prime fasi di campionato: Bandi Lucian per tenere sotto controllo Miliza, o forse, per. Controllare quella corsia inferiore. Crownshot ha proposto pick molto aggressivi, come ad esempio, Miss Fortune settimana Già. scorsa. Ed eccola l'arrivare, arrivare. Quindi. Ah! Vogliono proprio segare le gambe a Crownshot Già, nonostante siano due tiratori, mi aspetto che sia un po' una situazione da un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Perché uh, Lucian è anche un pick con cui. Uno dei pochi, anzi, l'unico pick con cui Miliz ha trovato successo per adesso. È stata una. È, 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 è molto facile dire. Una delle sue partite più brillanti. Quando il team ha un track record così negativo. E è veramente raro vedere vittorie del genere. Però sì, è qualcosa che rimuove almeno le cose che per adesso sono state più comode e chiare. Per i due carry dei Vitality. Ultimo ball su Voliber. Chiaramente un band direzionato a Bwippo. Che su quel campione ha mostrato un comfort enorme in questo split. Con ormai tre pick confermati per lui. Ma anche se andiamo indietro nel tempo, con Mondiale e in generale un po' tutto nel 2020, da quando il rework di Volibe è arrivato, Whipple ha saputo adattare perfettamente. Rise arriva come selezione in quarto pick, il che potrebbe ancora voler significare una volontà di flex. D'altra parte, qua nel PG Nations abbiamo visto il flex di Rise verso la corsia superiore da parte di Wondro e che scintille che ha saputo fare! Mmm ancora una volta lasci il counter pick a quella corsia superiore fanatic forse nemmeno stai lasciando un counter pick magari quel rise top lane eh, per l'appunto per l'appunto il dubbio mm. rimane io in realtà ho avuto il dubbio fin da quando ho visto Olaf perché conoscendo i fanatic ho detto chissà che non vogliono cercare la pazzia di lanciare quell'Olaf come un flex sulla top lane ma Uh, vediamo quale sarà la scelta finale Labrov non avendo certezze totali mm. va a alloccare il suo Aatrox quella Xayah per Shot. conferma quindi il movimento di Seraphine sulla corsia centrale per Miliza. e adesso Patek sveleranno mm. l'inganno tutte le carte le caleranno sul tavolo e vediamo chi ha il carico più alto Allora sto pensando, Rise può combattere contro Aatrox il Waveclear ce l'ha, quindi potrebbe effettivamente farcela il problema è che se Aatrox riesce a trovare il primo knock-up è in grave difficoltà Rise. Arriva Vukong come risposta. Beh. Armatura, sustain passiva. Molto sensato nel matchup contro Atrox. Dubbi sembrano abbastanza fugati a questo punto. Niski raccoglierà il suo rise, quindi nessun flex pazzo. Nemmeno per self, mi sembra essere questo il caso. Sarà un Vukong per la top lane. Per Whipo che continua ad accrescere quindi il suo zoo. Non è l'orso, adesso è la scimmia a renderlo sempre più pericoloso. e Anche perché il coccodrillo non era più disponibile. Vediamo una certa zoologia su questa corsia superiore. Uh, quando se la sento di i campioni <ride> uh, Ok ci viene informato dalla regia Che è semplicemente una, un bug di visualizzazione Lo swap è effettivamente avvenuto tra le squadre Non avremo una, una Kai'Sa top lane E un Wukong support con Ali e AD Carry Sarebbe divertente però non Sarebbe folle, chiamiamola così ma come, non vuoi un bel Alistar con una virtù della Triad, come i bei vecchi tempi in cui tirava testata, auto-attacco e aveva fatto 290 danni perché Alistar era così bilanciato? Ah, sì, uh, Muhammad Ali si chiama la build in quel caso. Trinity Force Alistar e Bang Bang. Pugni destra-sinistra. Ma, parlando di pugni, <ride> te lo prenderesti un pugno da Mike Tyson o uno da Alistar? Uh... Cosa preferiresti? <ride> Non ho mai visto un Aristar nella vita vera. Ma dall'altra parte non ho mai visto nemmeno un Mike Tyson a livello che sono tanto in madre. però ho un punto di riferimento un pochino più realistico di Mike Tyson quindi dico Mike Tyson comunque ok vai per Mike Tyson sì. ad siamo tutti per Mike Tyson il... signore e signori il rischio è che mi trovo davanti ad lista alto 3 metri e, e dici non, non voglio di sopravvivere <ride> signore e signori è il momento di entrare sulla landa gli evocatori per l'ultimo match di questa serata Vitality Blueside Fanatic red side. E vediamo un po' che cosa riusciranno a proporre a livello di ritmo di partita hanno tentato un'azione bot side in 4 i in... Vitality con Crown Shot che faceva da guardia della propria giungla, ma quindi come sempre con i vostri hashtag potete farci sapere per chi fate il tifo in questo match. VET Win per i Vitality, hashtag FNC Win per i Fanatic Fanatic sul 6 a 3, un passettino indietro ai loro compagni di classifica G2 e Rogue che si sono già lanciati sull'ottava vittoria. Quest'oggi, vediamo se riescono a rimanere soltanto quel singolo passettino indietro. Uh, per adesso, vediamo un po' se ci sono delle particolarità che noto. Scatto fasico da parte di Milizzo con questa serafina. Questo è un po' particolare, in effetti. Le serafine tipicamente vanno a itemizzare, o meglio, a, a muoversi così comodamente sulla runa di Aery, quello stile supportivo. Chissà se quindi non sarà uno stile un pochino più incentrato sul mage puro per Milizzo. Possibile. Vedremo con l'andare della partita. La corsia inferiore che subisce un bel po' di pressione. Wipo è estremamente aggressivo su Gigenda. Oh. Oh, che disastro. Iniziare così la corsia per Atrox è sempre brutto perché viene zonato dal farm. Viene zonato dal poter fare qualsivoglia cosa. Eh, si parte subito all'aggressione. Tipo, con la velocità d'attacco bonus di quella E, con le stack di conquistatore che lo rendono sempre più pericoloso. Ogni auto-attack che tira. Può minacciare tranquillamente Atrox. Uh, Salpin qua anche con il patting di giungla. Un pochino particolare, però vuole assicurarsi che non ci sia l'inganno che ha visto uh, precedentemente dalla lilia dei Rogue Parte dai suoi lamabecchi, dicendo quasi questi, figurati se me li lascio stilare. E poi si muove verso il uh. suo Botside. bozze. Bell'ingame di Estremamente aggressivo Ili Sang Appena hanno ripreso un attimo il controllo e la pressione botside, subito cominciano a aggredire. Purtroppo bot, Labrov e Crownshot hanno giocato un po' male le loro carte Dopo quell'aggressione iniziale che era andata così bene Perché, parliamoci chiaro Quel livello 1 da parte di Labrov e Crownshot Aveva danneggiato pesantemente Ilisan Che, ok, di passiva può rigenerarsi allo stesso tempo, non puoi perdere pressione quando c'è l'Alistar di livello 1 dall'altro lato contro. Alistar di livello 1 è uno dei support più comicamente scomodi del, della storia della corsia inferiore. Uh, hai necessario bisogno di poter sbloccare entrambi i pezzi della tua combo per poter minacciare gli avversari. Pressione sulla top lane che permette a Bwipo quindi un rapido recall. Shiganda cerca di trattenere un po' l'ondata su questa. Tre quarti della lane, ma poi poi investe subito il teletrasporto per farsi forte immediatamente di questa spada lunga. E nel frattempo abbiamo un po' di azione sul fiume con mid e giungla di entrambi i lati. Si parte con self made. Oh mamma, qua self made! Quanto sta rischiando il primo sangue è stato ottenuto da Skins. Miliz ha rischiato grosso. I Fanatic hanno sopravvalutato enormemente il loro potenziale di trade. Sono gettati un po' a testa bassa, e il tutto per tutto. Speravano di poter distruggere quella fragile, fragile Seraphine il prima possibile. Seraphine, d'altra parte, è un campione estremamente fragile, ma forse tutto quel tradeback di danni non se lo aspettavano. Skins ha saputo concentrare bene la sua aggressione. Selfmade ne ha pagato il prezzo. Un primo sangue, quindi, bello prezioso, che vede partire Lilia con il piede giusto in un matchup che poteva rivelarsi un po' scomodo a tratti, ma ormai sembra che quell'Olaf, depotenziato dalla patch e... Che non riesce a partire nella più comoda delle maniere, non sarà così comodo nel fronteggiarsi al suo avversario. Gigantesco problema adesso per i fanatic, perché molta della loro pressione durante le prime battute di partita dipendeva proprio da quella giungla. Ora avrai una corsia centrale con Niski che sta combattendo molto bene contro Migizza. Ma allo stesso tempo sa che può fare conto: può tenere conto della potenza di Skinzo. Ora che avrà un early game più dominante. O oh, i Lusi di già e anche un amplifying tome. Un ottimo inizio, un ottimo inizio per Skins decisamente. Uh, Può avvantaggiarsi comunque abbastanza bene in questa corsia, deve stare un po' attento a come gioca, soprattutto molto dipende dall'arbitra di Mischi, perché uh, Serafin uh, gioca contro Rice con un range maggiorato, quindi sicuramente può cercare di tenerlo la bada dalla distanza, ma tutte le sue minacce sono schifose. Gilly super aggressivo su Crownshot e Lavrov, i danni si fanno sentire, uno stordimento su Crownshot, fa ben paura, e upset, purtroppo non tutti i proiettili nella sua pioggia di carte vanno sui campioni, poco importa, labro e Crownshot devono tornare a casa adesso. Già, stanno facendo dei uh, trade molto particolari qua Upset e Ilissang. Upset uh, cerca di sfruttare sempre a pieno la sua pioggia di lame. Ilissang uh, addirittura usa un minion uh, come passaggio per cercare una leggera via di fuga con la capocciata, ma stavo dicendo, uh, Ilissang trova questo engage, applica stack di plasma, Upset si approfitta quindi con la sua pioggia di lame per i rapido auto-attack per far proccare la passiva su un singolo bersaglio e poi retrocedere in maniera anche abbastanza tranquilla. Non è, non è qualcosa che sta particolarmente... Uh, permettendo a Crowdshow Labrov di giocare questi trade in maniera responsiva e comoda. Anzi, e Stank stanno mettendo molta pressione su di loro. Corso superiore, da parte di Gigenda, vediamo una scelta interessante. Decide di andare per ah. il falcetto, quindi cerca di scalare verso la fase centrale di partita, ottenere uno spike importante con un piccolo caveat. Vorrei farti notare che dal primo sangue in cui avevano 800-900 gold di vantaggio i Vitality, i fanati ora stanno reggendo benissimo. parte il dive sulla bot lane. Povero! Il Lavrov, qua che verrà ucciso. Forse no! Upset sta rischiando grosso, crashot adesso in mezzo a due persone. Ma i danni delle sue piume dovrebbero essere sufficienti con le ondate di minion. I fanati che decidono di reingaggiare, incantare che va a vuoto. Niski costretto a fresciare via. Skins che decide di andare per la linea su upset. I danni cominciano a farsi sentire, però è un ultimo colpo e via! Rai scadrà. Forse sì, forse no. Niski sta cercando di morire farmare oh! e farmare l'ultima ondata. Il terzo lo prende per la double kill! Skins lo prende! Dalla gittata from downtown! Skins che abbatte prima un birillo e poi lancia la palla e fa sperra su Rise. Un tentativo di dive un po' maldestro da parte dei fanati con Ilissang che è il primo a rimetterci con la kill che tra l'altro va nel task di Crownshot quindi... La peggiore delle opzioni per i poveri fanatic è che nonostante tutto ci hanno messo un po' e hanno ottenuto, beh, lo stretto indispensabile, mettiamola così. Era un po' un minimo, il minimo trovare quelle kill. Skins molto bravo qua, con così pochi HP su era impossibile perdere questo duello, ma soprattutto molto bravo a mirare il colpo. Niski stava cercando di guadagnare tempo e guarda, guarda, guarda. vediamo la distanza. Sento la musichina di Whisport nelle orecchie. Strike! Hai mai fatto 300 su Wii, Wii, Wii Sports? No, non ero, non ero. un pro bowling. Oh, oh è estremamente aggressivo. ai danni di Kraush, Non ha via di fuga, non ha via nessuna risorsa. Ol Oltre molto di più! E no. è tornato in tempo! Crouch stava no. attaccando l'andata di minion per questo! Crownshot stava... Io stavo guardando l'ondata e dico Perché stai attaccando l'ondata? shot attacca loro E invece era per prendere il livello 6 oh, e... Five head Veramente five head e, e voglio farti notare forse un'altra cosa che ti è sfuggita In conclusione dell'azione Upset ha flashato per riposizionarsi E lanciare il cercatore del vuoto per cogliere Crownshot sulla discesa del tumulto di piume Ha preso un minion No quello l'avevo perso, eh. ero così... Esploso di mente per l'idea di farmare i minion che non me ne sono accorto Tempismo veramente sensazionale da parte di Crown oh, oh. Presenza uh, mentale fenomenale Sta rischiando grosso, ok forse è. Sì no è lui che sta rischiando grosso, uh. perfetto Flash difensivo fantastico con il secondo noga potrebbe anche farcela Gigenda decide di non inseguire nonostante abbia il flash dalla sua E la velocità di movimento bonus aveva pure mm, Mi sa che la velocità stava andando ormai scadendo però sì con... Eh, Odio, non so quanto aveva in quel momento di cooldown sul Dash, forse sarebbe stato ancora un po' irrealistico. Uh, Bipo ha comunque l'opportunità di muoversi con il suo diclone. Sicuramente è difficile, a decide di non impegnare il suo tempo. Uh, in quel modo, almeno può riposizionare l'ondata, cercare di avere una priorità di lane un po' più comoda. E ha pur sempre quel mititore in tasca che deve continuare a staccare fino a raggiungere. Uh, lo zero per ottenere i gold bonus Alistar ah, pronto all'ingaggio arriva il dive su Crownshot che non ha più risorse difensive lo sanno a questo giro i, i Falatic Vitality che purtroppo vedono ancora una volta questa bot lane, perdere risorse Irisan, che sta cercando di evitare questo è rotolante, guarda i danni su Labrov colossali Ilisang può pure morire, che ti importa quando stai mettendo risorse in mano ad Upset Due uccisioni conquistate, decisamente comode e pulite per i fanatics. Su questa azione, sì, Lissang cede la sua vita in cambio, ma. Ehi, hey, hey, Lissang, è già tanto che sia morto, ma abbia preso qualcosa in cambio. Ok, devo dire che l'allattamento di Gigenda per prendere. Oh, oh l'uccisione oh! su Quipo! Non pensavo che sarebbe bastato il danno perché volevo parlare di quel corpetto di Roby e Quanta. Sì, <ride> il Pengo di TFT. Era il, tra è il trademark di Wipo il Pengu di TFT È un altro Pengu però, è un il, altro. Uh, con l'armatura gold del, del Ranked Season uh, Cosa rivediamo in questo replay? Rivediamo il dive in bot lane, ok uh, Ilissang tra l'altro ha fatto partire questo dive ancora a livello 5, quindi nemmeno la Suprema Era tra l'altro in visione con l'Explash canalizzato Lo stordimento di uh, Labrov non è arrivato in tempo Qua mi domando un po' se fosse questione di cooldown o inesattezza e imprecisione nell'esecuzione Skins è arrivato poi ad assistere alla sua bot lane, ma un po' tardi e questo ha permesso ai fanatic di voltarsi anche sull'Abrov, Labrov che era appena rimontato in sella quindi aveva pure perso scudo e resistenze bonus dalla sua passiva e è diventato ancora più fragile sotto i colpi di Upset, quell'uccisione su Upset adesso che si porta su un 2-1-2 sarà sempre più preziosa ed è strano vedere i fanatic continuare a pulire questa bot lane, dopo che hanno sofferto così tanto nel dive precedente Giustamente stanno giocando attorno ai cooldown dei loro avversari perché per quanto facciano degli errori dei fanati che abbiamo visto un paio di incisioni regalate con la corsia inferiore, beh una perché l'altra l'hanno regalata a Skins più che alla bot lane, c'è da dire che nonostante tutto tengono sempre precisamente conto... Dei cooldown dei loro avversari. E poi vanno. Oh no! Oh no! Arriverà la suprema da parte di Milizza. Oh, adesso arriva, finalmente il dive. Purtroppo. È per ora un uno per uno. Guipo cerca almeno di rimediare, prendendosi anche la vita di Skins. Nulla da fare. Niski non poteva esporsi. Non più di tanto. Oh, mamma, che danno! Occhio, qua si rischia un po'. Sta arrivando molto forte. Vediamo cosa sarà con Labro. Bel bait, qua. bait qua da parte di Miliz e Skins rimangono esposti. Labrov adesso con la tempesta magnetica lo trattiene, c'è lo stordimento. Skins da una partita in cui non ha fatto nulla con Lilia a vederne una 6-0. Questo è qualcosa che io non mi sarei aspettato. 5300 gold in tasca sua. Nell'intera partita sta distanziando di 1500 gold. Il povero Selfmade. Che 1-2-0 con questa Olaf sta facendo veramente una barbina figura in confronto. Se non altro fanatic adesso solo soletti su questa corsia inferiore riusciranno a prendere la prima. Torre imboccare queste risorse nelle tasche di Upset. Che nonostante non sia 6-0. Una volta battuta quest'ultima placcatura, supererà skins in gold totale. Il funneling di risorse che sta effettuando. Stanno effettuando i Fanatic nei confronti loro di Kerr è fenomenale. Ed è esattamente quello che vuoi. Ma Skins adesso è ancora setato di sangue. Ilisan, qua che decide di disingaggiare immediatamente. Appena vede gli avversari, Wipo prova l'aggressione ai danni di Gigenda. Oh, vuole la vendetta! Eh, giustamente ora molto più danno di prima. E per quanto abbia finalmente un po' di attacco fisico, Gigenda non basta contro questo Wukong, non contro quelle oh. ferite gravi. Ilisan giace in attesa. Tessera, oh, Crauscio. Arriva l'ingaggio. Purtroppo L'Avrov non aveva il legame nel punto giusto. È arrivato un punto di piume per disingaggiare immediatamente. Selfmade che cerca l'ingaggio. Upset subito scatta in avanti. Ma non ha più mana disponibile, non ha più modo per continuare l'ingaggio. Gigenda che viene Bok. subito disingaggiato. Ilisan fantastico il controingaggio di risposta. Un'uccisione arriva. Oh. C'è l'addormentamento. Subito rimosso da parte della purificazione. Top side però guarda Wukong. Si prenderà la struttura, mi sa, con tutto il tempo che ha a disposizione. Per quanto Atrox torni in base. Forse non struttura, ma sicuramente placcature, tante placcature dalla sua i Vitality possono rispondere con questo drago, ma non è nemmeno grattito. Oh, oh, estremamente aggressivo Labrov. Selfmade, che stai facendo? Pura follia questa. In un 1 contro 4, ok che hai inischi alle spalle, ma non può seguirti. Penso fosse un uh, lancio quasi della disperazione. Purtroppo la suprema di Selfmade è arrivata un attimo troppo tardi e non ha quindi bloccato l'iniziale knockback della tempesta magnetica di Labrov, quindi non tr trattandosi uh, di essere totalmente immune ai controlli avversari Selfmade ha deciso di Uh, a sto punto tutto per tutto tiro dritto veloce riesco a portarmi qualcuno dietro perché la via di fuga comunque non sarebbe stata comoda. 11 a 5 per i Vitality. Nonostante ciò, Fnatic mantengono una goldade di 1500 unità. Oh! E questo messaggero dalla base? Mi sa che l'ha utilizzato perché stava per scadere. Set made. Credo proprio di sì. Credo proprio di sì. Uh, non è processato. per uno slow push. Non c'è niente da conquistare. Più che eh, altro. Dire, uh, ti, ti ho detto che io Sto spammando via i Quindi sto facendo il rischio di partite in uh, giungla. Molte volte mi capita di prendere il messaggero, dimenticarmi completamente che ce l'ho, doverlo utilizzare in profondità della mia giungla mentre sto farmando. E molte volte lo vedo comunque camminare indisturbato Fino fino all'oratore e lanciare la sua capocciata. Sta diventando un po' il Moonboy special. Lanciare il messaggero dalla base e vederlo comunque. Trovare valore. E guarda che non ha preso i gol della capocciata soltanto perché le paccature erano scadute da 10-15 secondi. Altrimenti, anche qui sarebbero stati 320 gol incassati su un. Su una dimenticanza, praticamente. Labrov, tanto esposto contro Niski Nonostante ciò, ha anche tankato abbastanza bene i danni di un Rise. Ok, non è un Rise che ha ancora completato alcun oggetto importante. Allo stesso tempo, non lo so. Mi dà una buona sensazione, un buon feeling. Eh. Se non altro, eh, una cosa di cui dobbiamo ricordarci è che Skins è partito molto bene con questa Lilia. Sta itemizzando difensivamente. Abbiamo quel movimento sulla Clessidra uh, di Zonia. Ma questo ti aiuterà soltanto contro Serpent, Bwippo e Upset in parte. Nischi è ancora molto pericoloso per questa lilia. E l'abbiamo visto sul trade sulla corsia superiore. Quanto facilmente rispotto Nischi. È? Provano oh! l'in e Gigenda non ha neanche durato un istante. Il Chand a partire va su una singola persona. L'Abro prende un sacco di tempo grazie allo stordimento. Ma è una doppia uccisione regalata. Purtroppo, per quanto ci stiano provando. Upset con un ultimo d'attacco riesce a chiudere per la triplo uccisione. Trova pure una shutdown su Skins. Era Detto una... fatto. Era una linea con 400 gol di taglia sulla testa. Detto fatto. Oh. Quelle sono risorse preziosissime oh. per Upset. E l'abbiamo visto. Skins può essere istante quanto vuoi. Ma si è sciolto sotto i colpi di Rise e di Kai'Sa Aveva persino la zona. Non è riuscito ad usarlo. Non l'ha fatto in tempo. Ai oh. ai ai. Arrivediamo ancora una volta uh, a tutto questo ingaggio. Guarda che combo ha tirato Illisang sull'engage. Non è un combo per immobilizzare i in un singolo posto, capocciata Flash Q. È una combo per garantire i controlli ma farlo un po' più in là, un po' più lontano dalla torre. E questo counter engage di proprio, molto rischioso perché è andato a mettersi in mezzo all'intero team avversario e non ha nemmeno offerto così tanto potenziale DPS alla sua squadra. Skins purtroppo abbiamo visto sciogliersi sotto i nemici e... Crouch era in corsia inferiore. Non era nemmeno presente con il suo danno. Quindi, non so veramente perché i Valtrati abbiano deciso di reingaggiare in quel momento. Era decisamente troppo rischiosa come azione. Io avrei capito questa azione se Miliz avesse trattenuto la Suprema per l'ingaggio di rel. Già. cioè, se la. Oh, ancora Miliz, anche <ride> che ormai appena vede una persona in ghiaccia. <ride> È assurdo. Sì, Hero, kill, Hero. Posso comprendere l'idea visto che sei così in vantaggio, soprattutto sul, suo, sul tuo tiratore. Dicevo, Miliz ha usato la Suprema in apertura, e in tutto ciò. Labrov non lo sapeva perché si è lanciato convinto che ci fosse quella suprema. Da il, il bis da parte di Serafin. Col bis, quel fight era vinto. Proprio hands down. Non potevi perderlo. Beh. Vinto. È un po' particolare considerare il DPS che avevo con la squadra da offrire. Quando consideri che uh, Serafin tira la sua combo, ma comunque questa non è una Serafin offensiva. È quella serafina che vediamo da Moonstuff. Lilia tira la sua combo. E oltre a quello non può fare granché. Aspettare che i nemici brucino. Crouch non era presente. Se Crouch fosse stato lì, allora sono d'accordo. Il teamfight sarebbe stato molto diverso, ma. Lilia non è il, il, il campione che ha quel pattern di aggressione uh, chiaro sul. Uh, sul continuo a danneggiare gli avversari. Continuo attivamente a danneggiare gli avversari. È tutto dot. È tutto. Faccio le mie abilità e aspetto. E tra l'altro, è una linea che si sta muovendo qua. O l'abbraccio la demoniaco, o sullo scettro di cristallo di Rylai Ma comunque un secondo oggetto che non è il suo mitico. Quindi, Cercatore del vuoto. Sta veramente ritardando molto la sua principale power spike. Partito un cercatore vuoto su Crownshot Ma sarebbe stato un po' azzardato da parte di Upset sì. lanciarsi in. Sì, in effetti. Un po' rischioso ancora. Non manca molto al prossimo drago, considerato che queste squadre hanno preso una testa, muoversi verso l'avvio di una prospettiva di animo potrebbe essere interessante. Uh, tra l'altro Nisqy ha votato per il gelo perenne con Rise in questa partita. I Rise che abbiamo visto... Noi altri, tra Pigginazze e Caps in precedenza, erano sempre dati per la tempesta e Luden. Qua, a mm -hmm. quanto pare, Niski dà un po' più di valore a quel controllo che riesce a portare quell'oggetto. E non è niente male come oggetto, devo dire. A livello statistico, offre, beh, sicuramente non poco. E l'attiva è molto preziosa perché è un cooldown veramente basso. Lo puoi usare una volta praticamente ogni wave. Ma quello, il fatto assurdo è che questo oggetto di per sé non è debole. Uno guarda le statistiche, guarda l'attiva e dice, ok, ci sta, ma. Poi vedi quanto è lenta l'animazione dell'effetto dell attivo e ti rendi conto di essere con un oggetto che non ti regala molto perché l'effetto mitico non è malvagio ma non è incredibile perché l'ability haste ti dà troppa troppa udità. Lo stesso discorso per la penetrazione magica da parte delle, della tempesta di Luden e quindi basterebbe a buffarlo e di colpo diventerebbe forte. Cosa fanno in 11.4? Buffano l'animazione. Ti dura un sesto di secondo invece che un quarto di secondo. E vediamo, vediamo. Uh, alla fine è arrivato l'abbraccio demoniaco per skins, quindi quel secondo oggetto andrà ad amplificare ancora di più il suo burn. Molto strano non vedere il dolore di Liandry, devo essere sincero. Uh, forse voleva garantire un pochino di quegli HP in più per essere un po' più resistente ai danni avversari, ma ritardare così tanto il mitico è veramente insolito. Assolutamente d'accordo. Forse è per prendere un po' di quell'armatura resistenza magica quando colpisci più persone con il dot. Probabilmente. Però non è il tuo compito stare in mezzo a un fight E eh, questo è un po' l'assurdo Cioè Sì, immagino che eh, Skin sia sentendo un po' il peso della responsabilità in questa partita Sette uccisioni su dodici della sua squadra sono comunque nelle sue mani E eh. uh, un Così tante risorse Deve significare comunque uno stile di gioco Anche un pochino più aggressivo Deve significare assumere più responsabilità per la tua squadra Questo vuol dire che probabilmente La sua necessità è quella di non posso permettermi di morire immediatamente come è successo in quel teamfight in corsia centrale. Non posso essere uh, un campione che custodisce così tanto valore della sua squadra e al contempo essere così facile da uccidere. Probabilmente oh oh. sì. A capire resistenze bonus che sono la priorità in questo momento. Che grosso, tanti danni in entrata. Mi sa che rischia di morirci addirittura. Ilis è costretto a disingaggiare Gigenda che voleva scattare attraverso il muro, purtroppo. Rino plastica per lui, lo scatto di Atox è molto breve. Eh, già, un po' cortino. Eh. Skins trattiene la Suprema, giustamente, Salfmide era sotto effetto del Ragnarok, quindi non sarebbe arrivato il drowsy, il sonnolento, e quindi non sarebbe riuscita la canalizzazione per l'addormentamento. Tore che nel frattempo cade per i Vitality che si portano quindi su un 2-3, a 3, sempre svantaggio, sì, ma eh, almeno qualcosa stanno recuperando. A livello di gold 2400 gold Vantaggio fanatic Un altro messaggero. Evocato profondissimo dalla base, che va a farsi una bella passeggiata sulla bot lane. Quindi un possibile slow push, considerato anche che c'è Nisky lì ad accompagnarlo. È piena vita, piena ma. Ok. No, <ride> eh, no, vabbè, scusa, scusa Nisky. Ah, rimane, rimane. Forse okay. vuole cercare un agguato su scienze. Non ha resistenza magica. Soltanto a piastre di ferro e corpetto di rovi per lui. Non ha rimosso il numero di controllo. Ok, va. Ho visto Shigen andare verso il lato superiore della giungla, tipo... Aspetta. Pe perché sta facendo questa cosa? Teletrasporto. Okay. Ha lasciato il messaggero bot. Per sì. davvero, Wipo verrà aggredito adesso da parte di Skins. Sta arrivando anche Gigenda. Sta arrivando Crown E quella è la cosa più importante. L'utilizzo del clone. Timing fenomenale con Labro che trova lo stordimento a mezz'aria. Prenderà un po' di tempo. Per quanto possibile, ed è veramente tanto. Portale le rami. Utilizzato da parte di Rise per andare ad accompagnare il messaggero. Da per dare il colpo. La testata fino in fondo. Questo per i significa una cosa. Barone ha aggredito immediatamente. C'è il teletrasporto. Da parte di Rise andrà infatti a prendere degli oggetti per poi portarsi in zona. Immagino Quella, que, quello tirerà una testata sulla torre sì, del Assolutamente, assolutamente. Rise sta fare la differenza il per il Ecco è il teletrasporto. Fanatic pronto a combattere. Isan che trova un knock up doppio. Purtroppo per lui, Lavrock che cerca l'ingaggio con la tempesta magnetica. Prende un sacco di tempo. Outset rischio grosso. E arriva lo shutdown da parte di Crown Shot. Danni letali da parte sua. Isan, per quanto ci stia provando a rientrare, uscire. caitare per quanto possibile. Niski danno un'entrata colossale anche da parte sua. Arriva un knock up oh. singolo a questo giro. Niski che prova a far rimbalzare yeah. i suoi proiettili arcani. Arriva rallentamento. Whip è presente. Prima uccisione trovata. Vuole andare per la continuazione. Skid vuole oh. uccisione a tutti i costi. Alla fine chi cadrà? Nischi, no Sicura invece sì, Wipo Che continuerà adesso di seguimento con Crown Che sta cercando di rigenerarsi, sta cercando di curare la propria barra di HP. Gigenda abbastanza di salute, vuole provare di seguimento? Ci prova convinto, sì, oh. perché è forte la suprema il distruttore di mondi, signore e signori. Con Gigenda che troverà il danno necessario per Wipo Ultimo scatto in avanti, flasha per salvarsi il Pengu della morte. E con questo Gigenda taglia la testa a Wipo e prende un'altra kill. E la cosa più importante, vai va a tagli dopo tutto. Questo Baelammer riconquistano il, il vantaggio in gold preziosissimo. Il teamfight e il barone per loro. Guarda Upset come si riposiziona qua, tempesta che lo mette direttamente sulla traiettoria delle piume di Crown Shot. che quindi può facilmente andare a inseguirlo per conquistare lo shutdown, così il DPS dei fanatic precipita perché tutte le responsabilità rimangono su Niski che per quanto sia forte non riesce a fare un DPS comodo zonato da Lavrov che si sacrifica eroicamente per permettere al suo compagno di squadra, ai suoi compagni di squadra di conquistare il barone, in tutto questo non l'abbiamo visto ma è il messaggero sulla corsia inferiore, stava persino per lanciare una seconda sull'inibitore, anzi una terza a quel punto ma i minion lo Ucciso prima di quel momento, per fortuna va i Che comunque se ne escono con mano del barone su due persone, una valanga di uccisioni. E come ha sottolineato, Gold lead adesso dalla loro. Drago d'Oceano, spawnato Fanati tutti in zona, tutti in posizione. Ilissan, che sta cercando il punto giusto, dalla quale ingaggiare. È stato spottato per un istante. Sta arrivando Wipo sul fianco. L'Abro lo va a immobilizzare immediatamente. C'è il clone, c'è lo stordimento. Subito i c'è ne avanti. Tu molto di più è fantastico. E per quanto ci provi, bellissimo! La suprema da parte di Sera. finisce Il bis che becca. Nischi lo immobilizza e adesso è costretto alla zona. Vitality stanno giocando fuori di testa. E con il drago dell'oceano adesso da loro. Sono più che contenti. C'è il di seguimento anche su Wipo. Che si è ritirato nella giungla degli avversari. Davvero L'Abro ha flesciato. Ah no, X-Flash, x attraverso il muro, pur di trovare Vipo. Oh, lo stanno ancora cercando, Labrov Giustamente. controllato sa dov'è. Oh oh, Labrov sta rischiando grossi. infatti una rel può fare tanto, ma non tancarsi di faccia a un con così la grosso. Labrov, tempesta magnetica da parte sua, non lo trattiene, timore. non ha paura Buipo, alla fine cadrà per mano dei colpi di Serafin. Le note volano e fanno una più male dell'altra. 21 a 12 in uccisione, questi Vitality stanno veramente tritando i fanatic sotto molti aspetti in questa partita. Parità in draghi elementale adesso ultimi secondi di questa mano del barone che sì, magari non permettono assedi particolarmente profondi, ma una torre interna è stata comunque conquistata da Crownshot con l'ultimo push su quella corsia centrale. Il vantaggio in gold cresce sempre di più e ormai guarda quante risorse sta raccogliendo anche la DeKere dei Vitality, Crownshot 7 2 4, 700 gold di taglia sulla sua testa oggetti e anche i componenti per un quarto vitality stanno cercando l'upset fino in fondo guarda questo grafico la ripresa la rinascita dei vitality io non riesco a credere che i vitality ci nascondessero questo Wipo dai no, <ride> non fare così va bene tutto... che sta andando male però dai tranquillo Il va tutto bene c'è sempre bisogno di te c'è come... <ride> sempre bisogno di un wukong nella tua vita sempre tu hai un Wukong nella tua vita? Eh, dipende, dipende. Che non so neanche io come potrebbe essere no, interpretata è questa frase. Oh, Shigen da tanto esposto. Adesso viene immobilizzato. Arriva Ilisang in soccorso, ma non so quanto posso soccorrere perché sta arrivando Labro sul fianco. C'è cioè, il trasporta da parte di Milizia, Il bis che porta Nischi al sicuro e condanna a morte Illisang. Vabbè, una mucca al mattatoio, non, non ti senti in colpa, no? Il macello era scritto nel suo futuro. E d'altra parte, il sangue lo conosciamo. 176 è lo scorra abitudinale per lui. Forse vorresti un po' più di assist. Idealmente, sul muccone. Ma per adesso il suo ruolo è quello di prevalentemente salvare i propri compagni e guadagnare un po' di spazio. Ah, da che era un team fight? Dove è semplicemente una piccola mancanza, un piccolo di... Aggressivi, cercano l'in. Paura Gigenda, questo Io, giro non ha la suprema. C'è il cronografo, ma sta arrivando per il resto del team. Allora, alla fine lo shutdown è pronto. Vogliono continuare a seguire. L'Abro sta be... arrivando sul fianco, potrebbe cercare l'all-in. la tempesta schemes. magnetica, fra pochi secondi. Wipo riesce a schivare. Alla fine decide di lasciar perdere. Vai, Teddy, non tira, vogliono tirare la corda. Sanno che sono su questo equilibrio instabile e tirare un pochino troppo la corda potrebbe costargli la loro seconda win in campionato. Già, ed è una cosa molto importante da menzionare perché attorno a quel fight sul barone, come stavo dicendo, c'è stato uno scivolone da parte dei fanati. Gapsed è morto in apertura del fight uh, e ha condannato il DPS dei fanati che quindi poi sono stati costretti a concedere tutte quelle uccisioni e il barone agli avversari ed è soltanto tramite quello che i Vitality hanno preso il vantaggio. Quindi è un vantaggio che sì esiste ma è pur sempre fragile perché costringe... Tempismo veramente risicato su quel bis. Stava per veramente arrivare a interrompere l'ice. Ma come dicevo, costringe Iva, Italiti comunque a dare il necessario rispetto ad Upset. Che anche se non ha potuto carryare quel fight dove è stato piccato ed è morto, potrebbe tranquillamente farlo in un fight futuro. Quindi. Nonostante il vantaggio sia stato acquisito, nonostante il tuo DK adesso stia andando alla stragrande, non devi mai perdere di vista le minacce dei Fnatic. Anche perché Whippo sta mettendo molta pressione su quella botlane. C'è un invitore esposto su quella botlane. Quindi, anche senza minion, nessuno vieta Alto Premio dei Fnatic di entrare, e pulire e aprire un immenso lato debole per i Vitality. Wipo che vorrebbe ingaggiare il suo diretto avversario. Il livello di differenza, però, che si fa anche sentire. Labro che cerca l'Olin. Viene utilizzato immediatamente Ragnarok. Purtroppo, Selfmade tenuto sotto costante controllo in questo game. Già, Selfmade parecchio sofferente in questo game di Olaf. 1-4-4 non è affatto lo score che vorresti vedere sul tuo Olaf. I Vitality che aggrediscono il Baron. Fanatic pronti uh, a contestare. Ilisang è pronto. Servmento è pronto. Upsel è pronto. But ma side. i due con il TP stanno mettendo pressione sull'inibitor. Compressibile. E arriva-lascia. Mamma quello smite, l'ho visto all'ultimo. Inibitor in tutto ciò cade sulla corsia inferiore dei Vitality. Contenti i Fanatic, hanno 5 minuti di tempo in più. Tuttavia è abbastanza un azzardo continuare così. Stai regalando un barone, Nashor, non è roba da poco? È sicuramente un azzardo, anche perché un barone attorno ai 30 minuti diventa pericoloso anche sul, uh, su, su ogni grado di struttura. Però effettivamente i fratelli stanno facendo un po' una scommessa. Loro ci hanno tenuto un inibitore, adesso anche una torre interna uh, in seguito a questo reset dei Vitality. Stanno un po' scommettendo sul fatto che i Vitality non riescono a fare altrettanto con il loro barone, e in effetti. Pensi che riusciranno a prendere un inibitore nei prossimi, uh, nei prossimi due minuti e mezzo? Quella torre sulla corsia centrale è un po' l'unico punto dove puoi lanciarti all'assedio. Ma avrei comunque un po' paura, fossi Vitality in un potenziale all-in. Soprattutto quando Niski sta continuando a mettere pressione nelle sideline insieme a Wipo. Diventa sempre più difficile per i Vitality mettere su un assedio ben costruito e ben coordinato, perché sono sempre costretti a tappare le palle che i Fnatic stanno prendendo nel mm. loro scafo. Secondo te un Alistar quanto ci mette a uccidere un drago da solo? Tipo un minuto, due... Ok, no, è arrivato anche self-made. Peccato, non lo tanto, scopriremo mai. Tanto. Però era a 3000 KP dopo che l'aveva lasciato a 6000 in Gigenda, quindi era tipo, ok. <ride> Alistar fa molto più danno di quello che ci aspettavamo. Beh, i danni base comunque non sono male. Poi cool sono damage. draghi, non so quanto resistenze hanno i draghi, sinceramente. Non penso, non penso siano ricchi di armor o MR. Non troppo, ma neanche troppo poco, dai. Top side, Crownshot che cerca di prendere qualche risorsa. Quella torre top è ancora in piedi. Sì, per poco Crown shot si avvicina sì, e tira sì. la tua attacca, adesso ed è conclusa. E uno. Ok. 4. Ci ha messo un po', però non c'erano i minion, minion. non c'erano i minion. Eh, non backdoor so. protection. Il backdoor protection. Che per chi non lo sapesse, veloce contesto, le torri non potete aggredirle senza i minion perché una volta semplicemente Trindamer cosa faceva? Prendeva e pushava drittissimo. Oh, oh. qui qua con un bellissimo ingaggio, cerca però Rell di intercettare immediatamente. Si lancia in avanti Kazakos, sta subito a utilizzare la purificazione Shigenda, è immortale! Guarda oh. quell'Atrox, sta volando oh. in faccia agli avversari come nulla fosse! Guarda il potere dei Dark in quanto fa male! E qua mi sa che si chiudono i giochi. Vitality! Vorremmo tanto vedere non ci credo. bis dopo questo game, ma ce ne ha mostrato uno ancora più spettacolare. Con questa mano del barone la scommessa e a ci prendere credo. un inibitore. La risposta è sì. sì. E non solo. Anche due del Nexus. Una, l'altra e poi I... la partita. I Vitality hanno battuto i Fanatic. Guarda la prof. E tipo. <gasps> Wow! Non, crede. non ce la faccio più, ma è successo! Milizia felicissimo, ce l'ho fatta, ho vinto un game anche io. Successo per i Vitality wow. finalmente. Che successo! Ok! Contro i fanatic, tra tutti i team che ci potevano essere, i fanatic. Mi sarei aspettato una vittoria contro i Misfits, mi sarei aspettato una vittoria contro gli Astralis, magari anche contro gli Excel, Dai! ma contro i fanatic <ride> una decisa sorpresa qua quest'oggi è un oh. grafico dei gol che racconta una bella storia, bella sicuramente per i vitality, molto meno per i poveri fanatic che quel pozzo del loro vantaggio stava decisamente giocando a loro favore ma poi l'impennata su quel tracollo nel mid game superati i 20 minuti vitality decisamente ottimi insanely good Vitality, questo è quello che abbiamo ipato. Ci sono voluti 10 game prima di vedere questa performance. Perché questi giocatori, uno li guardava nel tempo, quando sono cresciuti, e dici, cavolo, hanno potenziale, hanno potenziale. Tutti quanti sono insieme e tutti quanti hanno potenziale. Perché che cosa succede? Perché non state performando? E tipo, sei tu che... Tipo, lo tocchi con un bastone e dici, dai, fai qualcosa. Fai, fai qualcosa. E non era mai successo fino ad ora e lo fai contro i fanatici in maniera così convincente ah! Sicuramente scusa, sono molto contenti, scusa. giocatori, staff e ah. tutti i membri dei Vitality di questa partita Perché wow, è una vittoria che non solo arriva in un momento importante per la squadra Al ripristino del girone di ritorno Quindi adesso vuoi riaffrontare la seconda metà di questo LEC con una mentalità fresca Con una determinazione maggiore e farlo con una vittoria è il modo migliore, faranno ancora una vittoria contro un team da top 3, per adesso ancora meglio. Questo oltretutto sbalza i Fnatic un altro passo sotto i G2 e i Rogue in quello inseguimento per la vetta G2 e Rogue, quindi adesso vedono i primi secondi, ma con ben due punti di distacco contro i fanatic che uh, vediamo dietro di loro. E i fanatic hanno anche giocato bene a tutto tondo, non è che puoi dire, guarda, i Fnatic hanno giocato male per quello che hanno perso. No, sì? i Vitality hanno giocato molto bene. Alcune azioni, ambo i lati erano ad, assai azzardate Allo stesso tempo mi viene da dire I Vaitaiti hanno tirato meglio la corda Sì, è una di quelle partite dove vedi un team che prende un vantaggio uh, Questa Lille che continuava a raccogliere tutte queste uccisioni In conclusione dell'azione Strike questo è più uno spare, però, devo dire, perché prima ho ucciso l'altro e okay. poi è tornato per abbattere il secondo. Ok, ok. L'ha fatto in due tempi. Uh, però sì, no, effettivamente abbiamo detto, i fanati stavano andando molto bene, l'early game era loro. Upset aveva tutto quel vantaggio conquistato dalla corsia inferiore, dall'attenzione che ci avevano dedicato i fanati. Che i teamfight non sembravano essere facili da navigare per i baitati, come abbiamo visto qua. Skin, sì, tante uccisioni, ma devi essere nella giusta posizione per poterle farle fruttare. Invece, qua iniziano a soffrire, qua poi... Il proseguo sembra essere un po' roccioso. Ma attorno a questo Baronet, dove la partita viene completamente svoltata, dove Upset finisce tra le grinfie di Labrov da quei iniziali controlli, Crownshot con un tumulto di piume oh. immediato, nemmeno utilizzato in senso difensivo, ma proprio va a cercare Upset, sapendo molto bene qual è. La priorità da abbattere nel team avversario elimina la minaccia più grande e poi si volta nuovamente sull'obiettivo, assicurando un proseguo di successo per la sua squadra. E questo, per caso, è stato soltanto l'inizio di un game estremamente di successo. Perché allora uno può dire: vabbè, Ma anche Niski è minaccioso? Sì. Manischi è minaccioso in un modo diverso da quanto può essere un tiratore Un Ryze deve esporsi molto per Già. poter castare le proprie spell E quindi puoi rispondere a tono come Xayah Già. Quando giocare... invece ti arriva una Kaisa nei denti non è proprio semplice da gestire Esatto, e giocare comunque a basso range e a poca mobilità con un campione come Rise Contro un team che ha dalla sua Rell, Lilia, uh, persino Seraphine sotto molti aspetti Non è oh. particolarmente facile Questa ultima di milizia per chiudere le danze è stata veramente meravigliosa Shigenda in trasformazione... Beh l'hai gridato a sufficienza qua, i Vitality hanno veramente calpestato i fanatic nella maniera giusta per uh, chiudere la partita in bellezza, poco da dire, veramente grande performance da parte loro, Crownshot, il suo inserimento in una squadra sta iniziando a dare i suoi frutti e come, oserei dire, questa x è stata sì. veramente meravigliosa e forse con un po' una riassegnazione di priorità attraverso i ruoli che vai ad affidare a questi giocatori, uh, forse anche le priorità che abbiamo visto in draft questa sera finché forse i fanatic sono giocati ancora una volta un... Lasciamola, vediamo se ce la piccano. Se no, se riusciamo ad averla noi, sappiamo che ha già funzionato molto bene. Milizia, che va a prendere quella pagina direttamente dal libro di Niski E ha fatto veramente un ottimo lavoro. È esattamente quello che devi fare con questa Serafin. La, 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 la nota forse più dolente per i Fanatic è stata quella giungla. Self made con Olaf. Dopo la morte, ceduta per il primo sangue agli avversari, pressoché invisibile. Il resto della la partita, tutte le volte. Questo Olaf veniva preso dagli avversari, costretto a molti per scappare via. E a volte ci moriva, comunque decisamente sotto tono. Su un campione che. È stato depotenziato questa patch, ma a quanto pare pensava di poterlo gestire un po' meglio. Assolutamente. Il, il fatto principale è che Olaf. Adesso, quando finisce in svantaggio, è così in difficoltà nel decidere quando inserirsi. Perché prima dici: Vabbè, ho la Gord Drinker quando attivo W e poi attivo l'oggetto. Sono a posto. A prescindere da quanto resistente sia io o meno. Ora che è più debole la sinergia, perché ha innervato prima Olaf, poi due volte il Gordrinker, purtroppo Olaf non può più immergersi in mezzo al team avversario senza paura, senza timore, pensando, vabbè, tanto, attivo un, premo due tasti e sono a posto. No. E avendo tutta questa paura e avendo tutta questa ansia di inserirsi, purtroppo è caduto di faccia. Sì, e si è fatto anche abbastanza male. Ma uh, sentiamo l'intervista, perché sentiamo cosa hanno da dirci i Vitality con... Più grande upset che, che abbiamo visto oggi, la definisce l'Orvalè. Abbiamo qua il caro Shigenda. Innanzitutto avete preso una bella vittoria, bella importante, ti vedo sorridere adesso. Come ti senti? Eh, finalmente mi sento bene dopo una partita. È un bel cambiamento questo split per adesso, quindi fantastico. Eh sì, è stato un bel percorso arrivare fino a questa vittoria. Cosa c'era di diverso oggi rispetto alle altre giornate? La più grande differenza probabilmente era il mindset mm -hmm. mentre ci siamo avvicinati alla partita. La prima metà dello split eravamo molto mm -hmm. impauriti e esitanti nel mm -hmm. cercare i mm -hmm. fight. <ride> ogni, ogni azione che cercavamo di cross mappare invece di contestare <ride> era un po' cringe. Oggi invece abbiamo. Ha deciso: Vabbè, dobbiamo smettere di essere codardi. e Dobbiamo cercare di fightare quando gli avversari vogliono fightare. E. Abbiamo fightato tutti i fight che potevamo cercare. E ha funzionato questa volta. Penso che questa sia la più grande differenza. Sì, <ride> <ride> sento l'emozione in tutto quello che, che comunichi, però. È molto interessante perché. Abbiamo visto i Vitality in questa prima metà dell'ospite. Si vedeva che giocavate un po' impauriti. Quindi, sicuramente in molti matchup. In questo matchup, sicuramente eravate visti come un po' gli underdog. Il team svantaggiato. Ma adesso siete vi sentite un, un po' più liberi. Beh, no, per me personalmente. Le prime partite, le prime cinque partite, ne si ero così nervoso che non riuscivo a dormire neanche bene la notte prima. Quindi, non ho giocato affatto bene, anzi, è incredibile quasi quanto male ho giocato. Adesso stiamo giocando contro giocatori molto più forti. Quindi, sto imparando come perdere e questo mi aiuterà anche a capire meglio come vincere. Con un po' di confidence che troviamo anche nelle scrim e nell'allenamento. Speriamo che potremmo continuare a performare ancora meglio. L'anno scorso abbiamo visto la Miracle Run degli Shark, quindi sappiamo che tutto è possibile. Uh, Voglio tornare un attimo però alla partita, specialmente perché uh, siamo abituati a vedere i Vitality il camera abbastanza bene nell'early game, ma poi uh, collassare un po' nelle transizioni verso il mid game. Qua avevate il vantaggio contro i fanati. Abbiamo visto qualche teamfight dove se la stavano riprendendo. Uh, ma cosa pensi che abbia sbilanciato definitivamente il matchup a vostro favore? Sì, in diversi scontri gli avversari stavano mettendo pressione sulla team app perdevamo torri un po' ovunque, quello era stato decisamente scomodo. Abbiamo fatto dei trade, soprattutto a livello strutturale, decisamente scomodo, è sempre quella, quel giocare in pauriti di cui parlavo prima. A un certo punto, però, abbiamo mantenuto comunque la mentalità che chiunque poteva vincere questa partita in qualsiasi momento. E alla fine l'avete presa voi, quindi stavamo parlando un po' di chance di raggiungere i playoff uh, per cercare di chiudere questa spring season. Come vedi un po' le tue le vostre chance per i playoff? Pensi che questa sia la win che vi permette di ripartire? La nostra chance per i playoff è se Beh, le nostre chance... Abbiamo delle partite molto difficili sicuramente nelle prossime settimane. Però se riusciamo a vincere una di queste partite e a battere un altro avversario difficile... Allora sì, ci credo sicuramente, se no sicuramente diventa più difficile. Dobbiamo cercare un altro upset e poi... Uh, e poi torneremo a macinare contro i team un pochino più deboli. Eh, a battere Fnatic è sicuramente un'ottima partenza per i Vitality. Stavate aspettando il vostro punto, la vostra vittoria per così tanto tempo, e adesso l'avete trovata contro uno dei top team, qua in LEC di cosa parlerete un po' con la squadra sta, stanotte, stasera per assicurarvi di essere nel giusto mindset soprattutto per affrontare il rock domani? Beh cercheremo semplicemente di fare la stessa cosa immagino. Oggi eravamo tutti molto sollevati e contenti dopo, dopo aver vinto e l'atmosfera era molto bella, tutti gridavano. E Penso che il focus sia sempre quello, giocare più aggressivi e non avere paura e penso che se perdiamo è semplicemente perché ci arrendiamo, smettiamo di fare azioni proattive e queste sono un po' le cose su cui concentrarsi in questo momento. Prendere possesso di ogni opportunità. siganda, come ho detto, è la prima volta che ti abbiamo un'intervista. In so che a volte molti giocatori aspettano, quindi c'è qualcosa che vuoi dire ai fan e a tutte le persone che hanno aspettato questa vittoria di Vitality? beh sicuramente voglio ringraziare i fan dei Vitality che sono, sicuramente non si sono mai persi d'animo per adesso ci hanno creduto fino in fondo siamo sicuramente molto grati per tutto il supporto che, che riceviamo lo sentiamo, sentiamo tutto l'affetto eh, sicuramente i loro messaggi vi eh, solleveranno e questa partita vi solleverà Complimenti per la vittoria e buona fortuna per il match di domani. Che carino, alla fine che tipo gli ha fatto la domanda finale, gli si sono proprio illuminati gli occhi, era tipo... Oh. Tenerezza. Tenerezza. Bei momenti, bei momenti. buona fortuna per i domani Anche perché l'hanno detto, è un tosto match. Domani è rogue, quindi una settimana di fuoco per i Vitality. Ma è partita nel migliore dei modi. E questa non era, certo, una speranza che il team aveva, soprattutto contro i Fanatic. Signore e signori, andiamo un po' a vedere quali sono stati i match di oggi. Perché sono stati a dir poco incredibili, tanti red side vincenti. Tranne uno. Hai visto? Quello dei fanati. Proprio quando me l'hai chiesto, mi hai fatto sbilanciare sul matchup. Non ho potuto fare altro che caster D'altra parte, aspettavamo l'apse, un po' tutta la giornata, quel primo degli eschei mm -hmm. non era abbastanza soddisfacente. Alla fine è arrivato. Alla fine lo cercavo, lo cercavo, non lo vedevo fino in fondo, ma era davanti ai miei occhi tutto questo tempo. Davvero, una giornata fantastica e va anche a redistribuire un po' la classifica, Rogue e da. G2 ancora testa a testa. Mad Lions e Fnatic fianco a fianco ancora. perché con la vittoria dei Mad Lions sono più che felici di staccare lo Schalke sotto di un punto, affiancati agli XL, e gli SK Gaming. Misfits in questa zona un po' di mezzo curiosa sì. Astralis e Vitality ora 2-8 a 8 entrambi eh, qua già come vedi i blocchi vedi un po' di problematiche ci sono i primi due poi un salto di due vittorie 6-5 vediamo 5 squadre bloccate su questo pressoché spareggio con uno di questi posti addirittura fuori dai playoff e poi un altro salto di due vittorie per i Misfits e poi gli Astralis e Vitality sembra che sia sempre più difficile per team come Astralis e Vitality e Misfits recuperare per cercare di, cercare di fare quella corsa verso i playoff devono sicuramente sperare in una decadenza di team come gli Excel o gli Schalke o gli SK stessi. Uh, però. Già all'interno di quel blocco da Med Lions a Escape, che vediamo bloccati tra le 6 e le 5 vittorie, uno di quei team è fuori area playoff. Quindi, già lì bisognerà iniziare a fare un po' di cut off, ma meno che le settimane avanzano, perché questo era soltanto il primo giorno del giorno di ritorno. Ma piano piano. Le giornate si accumulano, a me sembra ieri che è iniziato l'Alicia e invece siamo già oltre la metà, quindi il cut off del raggiungimento dei playoff e quindi quelle prime sei posizioni diventano sempre più pressanti per queste squadre. Assolutamente, signore e signori, però adesso ci dobbiamo salutare. Bene sì, la serata si è conclusa per l'Alicia, ma vi ricordiamo una cosa, questo weekend ancora c'è tanto, tanto Esports di fronte a noi. Domani mattina direttamente dalle 9 del mattino tornerà l'Alicia ancora una volta dalle 9 alle 15 per poi ricominciare alle 17 ancora un giorno di LEC quindi il girone di ritorno inizia e aggiorno anche domani e domenica un'altra giornata LCK dalle 9 alle 15 già mi vedrete tornare in Ternatia così come il buon Karen ci siamo presi questa magari vita, mi porta lui forse te lo porta lui forse chiedi se ti porta magari una, una cartolina arriverà domani con gli occhiali da sole e eh, la collana di fiori non so se è esattamente l'usanza in Corea ma poco importa io mi sono fatto uh, calda esperienza di questa giornata in LEC dove Penso che la sia quello che abbia appreso e adattato un po' di più dall'LCK che viceversa, ma chissà che non sia qualche lezione importante che posso portare anche io domani nel terreno coreano. Chissà. Signore e signori, vi auguriamo una buona serata e noi ci rivediamo domani alle 9.